Bisogna trovare un accordo immediatamente, stiamo già lavorando per questo. Siamo molto rammaricati perché l'accordo era stato raggiunto da tempo su due punti centrali, ricostruzione e bonifica. Questo è un risultato storico per la città di Napoli perché finalmente c'era l'impegno a individuare in tempi immediati le risorse per la bonifica del SIN Bagnoli Coroglio a tutela della salute e al risarcimento di una terra violentata. Su questo c'è il rammarico del fatto che alla fine la regione si sia sfilata nonostante ci fosse un accordo pieno e in particolare quello di cui sono particolarmente soddisfatto, un accordo con il governo. Quindi adesso bisogna immediatamente ritrovare quel clima che consente di chiudere nelle prossime ore un accordo che garantisca ricostruzione Città della Scienza e bonifica di Bagnoli. Noi oggi metteremo a disposizione della città tutte le mail, perché carta canta, la carta è molto chiara in questa vicenda. È stato un fatto grave, punto e a capo, però non consentiamo una ricostruzione falsa e scorretta della realtà. Noi dobbiamo tutelare la salute dei cittadini e consentire la ricostruzione Città della Scienza. Questo è stato un punto che io l'ho detto anche pubblicamente, basta che vi andate a vedere i miei discorsi delle settimane scorse e le mail, gli atti sono molto chiari. Fino a mezz'ora prima c'era un testo concordato che andava esattamente in questa direzione, in particolare concordato con il governo, Ministero della Coesione e Ministero dell'Ambiente, e devo anzi registrare la correttezza del governo in questa vicenda. Quindi noi abbiamo chiesto già ieri sera al governo di convocarci immediatamente anche ad Horas. Oggi sto a Roma, quindi sono disponibile già stasera. Comunque a farlo nel più breve tempo possibile. Proprio adesso stavo parlando col vice sindaco e mi diceva che il tavolo dovrebbe essere convocato dopodomani, quindi siamo contenti che la nostra richiesta è stata accolta. Bisogna chiudere immediatamente un accordo così come si era deciso di fare. Quindi non abbiamo francamente compreso perché ci sia stata questa cosa all'ultimo minuto. Però oggi noi siamo concentrati sul fatto che divenga nel più breve tempo possibile a chiudere quell'accordo che reputiamo storico per la città, perché consente la ricostruzione di un luogo ferito e finalmente una cosa che i napoletani e i bagnolesi attendono da tantissimo, la bonifica, la spiaggia e il mare consegnato nuovamente ai cittadini. Ecco perché sono profondamente rammaricato e vorrei capire perché alla fine la Regione ha deciso di sfilarsi su un tema così decisivo, cioè dire io non firmo sulla bonifica del SIN Bagnoli Coroglio, cioè francamente bisogna spiegarlo ai cittadini, non tanto al sindaco di L'obiezione è Napoli. stata che non poteva andare tutto in un unico atto. Qual è la via È formale perché non l'hanno adesso? detto prima, adesso troveremo un'altra quadra, bastava dirlo prima. Questo è il tema interessante, se c'è un accordo c'è un accordo, evidentemente oggi prima di andare nei luoghi pubblici bisogna prendersi prima la firma che vale più di una parola a questo punto. La delibera è sul superamento di Bagnoli Futura, l'approveremo, la dovevamo approvare tra oggi e domani, ma io sto a Roma, quindi l'approveremo venerdì. Tra l'altro la Regione non aveva neanche approvato la delibera che consentiva, come dire, di firmare sui fondi, perché poi c'è nello sfilarsi ci si sfila su un punto decisivo, i fondi per la coesione, i fondi europei da destinare alla bonifica, ecco perché siamo profondamente rammaricati, però io ho fiducia di ritenere perché la nostra determinazione era massima prima, adesso lo è ancora di più, perché quando si parla di salute dei nostri concittadini, quando si parla di bonifica del SIN Bagnoli Coroglio, noi non consentiamo che su questo punto si faccia un passo indietro, quindi io già ho rappresentato ieri sera al governo, lo farò anche oggi e noi siamo determinatissimi. Quindi se è un problema formale, di virgola, di punto e virgola, di parentesi, quadra o graffa, ci sediamo al tavolo, anche stanotte la troviamo, in modo che ognuno si assuma le sue responsabilità in questa vicenda, perché qua non si scherza, insomma, stiamo parlando di cose molto serie. Lei ha avuto modo di parlare con il presidente No. Caldoro? Lo sentirà oggi un giorno dopo. No. Quanta rabbia ho stamattina perché è stato un accordo complicatissimo quello su Bagnoli e lo sapete perfettamente perché c'è una parte di città che è molto che dissente anche sul fatto che si dovesse ricostruire, quindi si è trovato un equilibrio su cui si è lavorato notti intere, non ci si sfila all'ultimo momento, quindi noi siamo rimessi subito a lavorare perché vogliamo garantire la salute dei nostri concittadini, in questo caso a Bagnoli, ma poi faremo l'ordinanza su pianura e così sull'area orientale perché è diventata una priorità assoluta. Io voglio sottolineare che in quell'accordo su cui avevamo trovato l'accordo era sottolineata anche l'ordinanza del sindaco di Napoli che ingiungeva a Fintecna di risarcire
per le mancate bonifiche e per i danni alla salute. Il TAR ci ha dato anche ragione, quindi noi non torniamo indietro su questa strada. Noi vogliamo ricostruire Città della Scienza, vogliamo che sia ricostruita bene nel rispetto dell'ambiente, con la spiaggia pubblica o la rimozione della colmata, e avevamo ottenuto che il governo per la prima volta si impegnava in tempi stretti a firmare un APQ per dare soldi. Su questo non ci si sfila, perché non ci si sfila sulla salute dei cittadini, questo è il tema, e non si deve cincischiare su questo punto. Quindi ci vuole chiarezza. Siccome si dice che non è vero che c'era l'accordo, oggi io ho dato mandato al mio ufficio stampa, al vice sindaco e all'assessore Pisco di mettere a disponibilità dei giornalisti tutte le mail, dalla prima all'ultima, così ognuno sarà inchiodato alla sua responsabilità.